necessario un punto per la seconda promozione consecutiva dei liberi sestresi che hanno letteralmente cannibalizzato il girone B di prima categoria. Al Pieve Ligure da Polonia serve invece ancora qualche punto per la matematica certezza della salvezza. Non sarà sicuramente impresa facile quella degli uomini di Pilastri, perché la capolista arriva da addirittura 10 vittorie consecutive. Il primo pericolo al 21esimo di marca ospite, con Gerboni che impatta al volo l'assist di Galliano. Elevatissimo il coefficiente di difficoltà dell'intervento di Asso, che devia sul palo. Trascorsa la mezz'ora, Ferrari costringe Gianni in angolo, sulla cui battuta Parodi salta più in alto di tutti senza trovare lo specchio per questione di centimetri. A 4 minuti dal riposo la violenta volée di Piscitelli, corretta da un difensore, centra il palo alla destra di Gianni. Incrementano la pressione i liberi sestresi e al 45esimo il mancino di Curaba rintraccia la testa di Morando, che si avvita senza trovare il 7. Il film della ripresa filmata e montata da Enrico Figus parte dal secondo con il vantaggio dei padroni di casa, con questa punizione telecomandata di Leto sul palo di Gianni, ma tremendamente potente, diretta all'incrocio dei pali. La notizia della sconfitta del Santa Tiziana garantisce la certezza appunto della promozione, anche con un solo punto. Appena 7 minuti dopo però il Pieve Ligure da Polonia rischia di pareggiare con la conclusione di Galliano, miracolosamente salvata sulla linea da Amico. L'affondo di Ferraro al 25esimo viene interrotto da Picchi, rigore ineccepibile che viene affidato al neoentrato Biancardi, che spiazza così Gianni. A 10 dal termine l'imbucata di Leto premia l'inserimento di Germano Curaba, che elude anche l'uscita di Gianni, abortendo la conclusione. Al primo di recupero un altro penalty per i neo vincitori del torneo, con Leto atterrato in area. Trasformazione fotocopia quella di Biancardi, affidata a Massimo Amico per il 3-0 finale. Il triplice fischio del signor Silvano di Novi Ligure scatena la festa dei biancorossi, una corazzata costruita in estate per vincere il campionato, ma il bello del calcio è proprio saper confermare i pronostici estivi. Tra i vari nomi, dai vari Disan, Toleto, Lezziero, Cannella e tanti altri, però spicca sicuramente la mano del mister Mauro Vacca alla seconda promozione in 2 anni, di cui la prima la scorsa stagione da esordiente in prima squadra.